Il bello e il cattivo tempo, siamo al Teatro Golden con il 50% del cast di L'amore migliora la vita e il 100% però di L'amore migliora la vita. Quindi, Vero, c'hai ragione. quindi... Autore e regista Angelo Longoni. Ciao. Già, lo devo dire io, ma va benissimo e quindi che è una commedia bellissima, Grazie. tratta un argomento particolare, molto delicato, con ironia e tatto. Il resto dillo tutto tu. È la storia di due famiglie, che si incontrano, due genitori di un figlio maschio, gli altri due genitori di un figlio maschio, che si incontrano perché questi due ragazzi sono stati sospesi proprio nell'anno, della maturità e si incontrano perché è successo qualcosa di particolare e piano piano nella storia veniamo a sapere che i due ragazzi sono stati sospesi perché trovati nei bagni della scuola a fare sesso. Ma il problema è che sono due maschi. Apparentemente la serata dovrebbe risolversi con una questione pratica, cioè co come impedire alla scuola di non farli entrare all'esame di maturità. In realtà quello che il non detto, il sottaciuto è che queste due coppie di genitori non hanno coscienza che questi figli sono omosessuali e devono prendere coscienza proprio quella sera in un confronto dialettico anche molto comico, ma assolutamente anche violento e pieno di sfaccettature che dimostrano la loro assoluta in preparazione ad affrontare il problema e anche una loro C'è anche una grossa introspezione, no? Sì, Diciamo così. perché questo problema fa scaturire tutti i disaccordi e tutti i problemi interni alle Alle coppie. famiglie. Come al solito le mamme, perché Le le mamme mamme sono risolvono quelle, tutto. le O mamme con meno. tendenzialmente sono quelle che potrebbero risolvere tutto, ma poi non bastano nemmeno In loro. realtà le mamme cercano di mettere la toppa, come spesso succede, cercando di mitigare un po' i cuori, gli animi, però insomma non ci riescono tantissimo. Ma lei proprio non ci riesce per niente, no, 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 nel senso anzi, che proprio sì, scopre tutto dopo. fa dei gran caos in tutta questa situazione perché si ritrova poi in un Non sa chi è momento suo figlio, ma poco. non sa nemmeno chi è lei. Sì, esatto, soprattutto non sa chi è lei. È la classica borghese, un po' soprattutto molto oca, direi, piuttosto stupida, insomma, un personaggio piuttosto brutto. Ma Che no, poi anzi. fa ridere, è molto divertente, però umanamente è terrificante, nel senso che basta una scena che c'è all'interno dello spettacolo per far capire quanto sia una piccola donna, una donnetta, che si accontenta non delle briciole, di una briciola, veramente. Quindi Però lasciamo tutto con questa scena che non Ho si detto sa, briciola, ho detto così briciola, magari invitiamo il pubblico a ok? A venire. vedere le Allora, briciole. intanto diciamo che A vedere. sono Eleonora Leone di Angelillo, quindi Sì. il 50% Con femminile, poi c'è Ettore Bassi e Giorgio Borghetti, che è Borghetti. mio marito, che è il rozzo della situazione. Il marito invece è Ettore Bassi, è È il il radical cinico Radica chic. Chic. Radical chic. Noi vi aspettiamo al Golden fino al, diciamo, 20 novembre. 20 novembre, mi domenica raccomando, 20 novembre, il tutti. sabato c'è pure la doppia, Sì, quindi. la domenica è pomeridiana, E non ci tutti i avete scuse giorni. per mancare. No, assolutamente. Vi Vi aspettiamo. aspettiamo. Ciao. Ciao.